non potendo farla come di ballette vera e propria, però ha sviluppato questa figura di Pulcinella, l'ha portata in primo piano, presenta la commedia, duetta con la cameriera. Ma sono due personaggi completamente diversi. Io li ho interpretati entrambi, mentre Arpagone è soltanto un esoso avaro, che non è semplicemente l'avaro tipo quello dell'Euclione di Plauto, che è la favola dell'avarizia. Quello ha trovato un tesoro e se lo conserva e poi glielo portano via. Questo invece è Arpagone, è uno che presta a prestito i soldi, li dà. Come si chiamano? È un esoso usuraio. Questa è la differenza. Si sta a dimostrare una assoluta mancanza di un'eredità completa. Questa fu la nota migliore del mio Arpagone, notata dai critici più qualificati, come Giorgio Prosperi, che portava precisamente questa nota, come io ero avaro in tutto. Dal gesto alla voce quasi, ma nei sentimenti, è geloso del figlio, è geloso della donna, è geloso di tutto, quindi è arido completamente, invidioso. Shylock invece è un'altra cosa, Shylock è un escluso e la mia interpretazione su questo basava. Quando io gridavo a Tubal, t'aspetto in sinagoga, perché ho saputo che Antonio ha perduto le navi, io esulto per questa sconfitta del mio avversario Antonio, vero, è quello che mi ride quando io scendo a Rialto, quindi è quello che nel teatro irride me, Mario Scaccia, che si dà tanto da fare, che si vende le case per fare il teatro, ero io, Shylock, in quel momento ero io, e gridavo, t'aspetto in sinagoga per la vendetta, io un giorno mi vendicherò di tutte queste persone, mi sto vendicando.